Ha preso il via questa mattina all'ex ospedale psichiatrico di Via La Loggia il congresso sul politrauma inserito all'interno delle giornate internazionali dell'emergenza. La formazione dei medici e degli infermieri coinvolti nella gestione del politrauma, principale causa di morte nel mondo dei pazienti sotto i 45 anni, è stato l'argomento di discussione del dibattito, al quale hanno fatto seguito delle simulazioni pratiche con il coinvolgimento dei partecipanti. Il politrauma è una di quelle patologie dove un corretto comportamento può salvare la vita del paziente, un comportamento non corretto può determinare la morte del paziente. E poi, fra l'altro, c'è da dire che una delle patologie più diffuse per noi è quelle che vediamo di più al pronto soccorso. Basti pensare che ci sono ogni ora circa 80 persone in Europa che muoiono per trauma, quindi è una delle la causa principale di morte al di sotto dei 45 anni. Dove si deve intervenire? Ma è importante intervenire sia sul territorio, per questo è importante che chi fa emergenza nel territorio, quindi il 118, abbia personale molto qualificato nell'affrontare praticamente il trauma, perché quello che fa la differenza è la velocità intanto dell'inizio delle cure, ma anche la qualità delle cure, quindi cure veloci e cure qualificate. E questo è una cosa importantissima. Pensate che il 50% dei pazienti politraumatizzati muore nel territorio, muore sul posto, e di questo un altro 30% muore nelle 2-4 ore successive. Quindi territorio e aree di emergenza sono cruciali e fondamentali per la salvezza del paziente politraumatizzato. Quanto è importante la formazione? Tantissimo, è su quella che si gioca la differenza, è quella alla fine che farà la differenza fra la vita e la morte, perché trovare personale qualificato e formato significa molto probabilmente salvare la vita del paziente. Ci sono degli studi che dimostrano che c'è una riduzione della mortalità del 30% se il politraumatizzato finisce in un'area d'emergenza o ha delle cure nel territorio di personale formato correttamente. Sono alti livelli di incidenza nel trauma e ci sono anche molte strutture adeguate per cercare di riuscire a gestirli. Il personale che oggi ha parlato, secondo la sua opinione, è molto qualificato ed è molto contento di quello che è riuscito a sentire.